Se c'avevo un robot, mi davano il pane mesto, vero? Che pensa? Cioè, è andata in giro senza pulire. Di venerdì. Di venerdì. Come ha osato. Stasera arriveremo a casa con una barchetta Remi piena di merda. Jingle. Buongiorno, buonasera, quadracci. Ciao. Dove siamo? Dai, che adesso tetto. Ormai siete rodate. La Torbiera. Cos'è? È uno parco faunistico. Perfetto, boh. Oggi guardate, ci fanno tutti i video. Oggi ci fanno il lavoro loro. Stiamo entrando, è un parco che abbiamo qua vicino a casa e oggi passiamo un pomeriggio così. Qualche anno fa io ero venuta e non era il massimo della vita, devo essere sincera, quindi siamo venute a ispezionare la situazione, a vedere se è migliorato o è peggiorato. Cioè, dalla regia dicono che c'è un po' d'aria, ma noi abbiamo fuffi. Io non lo... Sinistra. Ne abbiamo due a casa, non così grandi però. Non lo vedo io. Ma come no? È giallo lì in mezzo, mamma. E dove? Ah, lo vedo adesso, quello giallo. Ah, che bello. La donna che sussurra ai pappagalli. Come già detto più volte, ho superato la mia fobia dei volatili, ma questi sono proprio un po' grandini. Piero Angela ci dà informazioni a riguardo. Che belle! Sono andate alla toilette. Guardate, ma come mai una di quelle papere ha la maglia blu e le altre no? Quante che sono? Sono andate a farci PD. Sono andate a bere. Stiamo Vendalina e Adelina bla bla. Beh, allora, rispetto a quando ero venuta l'ultima volta è decisamente più pulito. E tenuto molto meglio, sì. Qui ci sono tutte le zone di passaggio che sono pulitissime. Che cos'è? Saranno le cose dei legni, varie tipologie di piante. Le cose dei legni. Non mi veniva. Sì, vedi che dice che cosa sono. La torbiera è costruita attorno... Martin Piccio con le Kulkelemur pari fastidi di Euch, così citiamo il papà. Allora, la torbiera è costruita attorno ad un laghetto dove ovviamente ci sono, c'è la fauna acquatica autoctona. Qua, qua. Insomma, ci sono vari uccelli che vedete qua dietro che sono liberi e che potremmo forse vedere se fossimo degli esperti di bird watching. Tu sei un esperto di bird watching? Qua. Ok, però è molto bello il concetto che di questo laghetto al centro con tutte queste specie di animali che si potrebbero vedere, ma che comunque non sono in cattività in ogni caso. Dobbiamo tenerli per vano. Quello che devi fare? Dobbiamo tenerli per vano. Ah, ok, perché lì c'è il cartello e noi rispettiamo i cartelli. Volete raccontare di quando vi siete perse ad Atlantide? No. Piantala, che non ci siamo perse. No. Secondo me sì. No. Poi non era Atlantide. Vabbè. Ve lo racconteremo in un altro video. Tornando a noi, qui abbiamo una bellissima terrazza sul laghetto di cui vi parlavo prima e possiamo già vedere qualche specie di quelle citate sul cartellone. Là per esempio abbiamo tutti i pellicani. Non riesco. Secondo me conviene che iniziamo a girare un appello per la ricerca delle mamme. E lo mandiamo a chi l'ha visto. Sì, a chi l'ha visto. Se trovate due donne sulla cinquantina, un po' confuse, anche sessantina, che vagano, vabbè, non diciamolo, un po' confuse che vagano per mano e che urlano. E che urlano, sono le nostre mamme che si perdono sempre e adesso sono andate avanti da sole. Convinte che dovessero tenerci per mano perché c'è un cartello che dice di tenere i bambini per mano. Quindi vedremo gli sviluppi. Vi faremo sapere se le troveremo. Sta iniziando a piovere. Esatto, esattamente. Però effettivamente il meteo lo diceva. Ma tanto noi siamo sotto le piante, quindi le due sciure sono... quando ci sono i temporali pancina. Dicono tutti di andare effettivamente sotto le piante, certo. No? Invece no, non si va sotto le piante.
Guardate quanta fauna autoctona di questo lago. Avete presente il mistero delle mamme scomparse? Dategli una panchina e lì le troverete. Avete trovato una panchina? Certo. Bello anche sabato. E vi ci siete seduti sopra? Certo. No. E parlate del tempo? Sì. Ho guardato il tempo. Oggi può arrivare i temporali. Abbiamo notato perché sta piovendo. Piove già? Eh già. Beh. Dobbiamo scoprire cos'è questo coso. Scusi. Cioè solo chiedi. Scusi. Ah, mi piace già perché ha le gambe lunghe. Ma chiede cosa fa nella vita? Oggi carica. Oggi mi dico tutto. Oggi ci dice tutto. I percorsi sono studiati in modo da non trovarci con le altre persone che arrivano dall'altro senso di marcia, quindi c'è tutta la parte dell'andata e del ritorno. E bisogna mantenere la destra. Bisogna mantenere la destra come si fa civilmente, tipo sulle scale mobili, queste cose qua. Qui c'erano le lontre e poi dopo le tartarughe, nei tempi dei tempi, quando avevo 2 anni. Non c'erano le lontre, credo, non era qua. Secondo me potremmo guardare tipo qua, che c'è scritto cosa c'è dentro. Tipo il cervo maculato delle Filippine. Però non c'è. Esci! Cervo! Vieni a farti vedere. Prova a dire expecto patron. Aspetto patrono. Magari esce un cervo. Si chiama così. Aspetto patrono. Ho trovato il ponte di là. Sotto non c'è. C'è sotto. Io ti giuro che c'erano i lupi. Ma quanti anni fa? Da sono scappati. Ma sono andati al mare. Periodo estivo. E fanno i lupi di mare, intendi? Esatto. Oh, che simpatia. Qui c'è la donnola siberiana, come dice là. Sì, ci dica, lei sa se c'è qualcuno qui dentro? Lei che abita qui? No? Non riesco di qua però, Cioè, qua c'è la Valeria nel vetro. È una nuova specie animale? Sì. Fanno un casino allucinante. Anche qui la situazione mi sembra un po' incolta, eh. Guardala là. Ah, sì. Cos'è non lo so. Oddio, ma che cos'è? Ma è un bradipo. Sì. No, è un binturong. E cos'è? Attenzione, perché questi animali credo di conoscerli solo io, nel senso che mi ricordo cosa sono. E cosa sono? È un binturong, quello lì. È tipo un bradipo. E cos'è il bradipo? No, è tipo un posso, un grande. Scusi. È cattivo? Salta fuori? Può essere. Ti sbrana, Eugenie? Di solito mangia le Eugenie. Eccolo lì, che bravo. Ci della sua... Tipo un cinghiale. È tipo un cinghiale rinoceronte. Il rosetto, vieni qua, dai. La donna che sussurra. Ma dentro in quel tronco là ce n'è un'altra. Sì, c'è una coda. La donna che sussurra ai binturong. Guardate come l'Eugenia fa uscire gli animali. Ha anche un pelo bellissimo tra le altre cose. Non l'ho mai visto. E Eugenia prova a chiamarlo. Non viene, ho già provato. Codora, tirati un po', riesci, dai. Riesci. Secondo me tra un po' vediamo. Codora, ti do un po' di acqua. Io sapevo che era un binturong. Allora, qui dovrebbe esserci il crisocione, che sembra un incrocio tra una volpe e un lupo, che inquadriamo nel disegno perché secondo me fa caldo e non lo vedremo. Ha un'area enorme, questo non lo vediamo più, è come i cani, le volpi. Ma il mio cane sta al sole. La luna è fuori, non è tanto normale. Allora, lei sta al sole. Allora anche il crisocione starà al sole. Il tuo cane sta al sole. Il mio cane sta al sole. I tuoi cani stanno al sole? Il mio sì. Cerca. Guarda che stamattina gli ho fatto ombra e si è spostato al sole. Ecco, quindi anche lui si sposterà al sole. Cosa mi fa paura? Io adoro questi ponticelli di legno invece. Sì, anch'io, ma non mi sembra molto stabile. Ma sì, che sta procione. C'è il procione. Ma allora, i procioni vanno sulle piante. Non c'è. Guardiamo un attimo prima di dire non c'è. Ah, sì, sento qualcosa.
le chiesa. Sì, credo che fosse tuo figlio. Ah, c'è il cervello, c'era un bambino. Un cervello? Cervetto, un bambi. C'è un bambi, oh, guardate che belle corna. C'è un bambi. Prova a chiamarlo, mamma, vediamo se ti risponde. Crocione! Vedi che oggi è lanciato, basta dirglielo. Dove sei? Ti fai vedere? Allora, qui secondo me c'è sta, c'è passato qualcuno perché guarda l'albero. Sì! Ce l'hai appesa? Qui si entra a toccare cose. Sì! Oh, guardateli! Ciao bambini bellissimi! Questi piacciono anche a me. Ciao! Scusate, ma voi sapete dov'è il crisocione? Non lo conosciamo. Vieni, bravo il bambi. Vieni a farti vedere da lì l'aria. Oh. Vuole dire qualcosa lì? Bambi? Bambi, vieni. Bambino, vieni, vieni bambi, vieni. Ah, sapevo che c'erano le lontre da qualche parte, ma l'ultima volta non c'erano. Quando sono venuta l'ultima volta c'era scritto lontre, ma non c'erano. Quindi io adesso vado lì, ma già pensando che non ci sono, così non rimango male. Questa è una buroccata. Sigla! Ma le lontre vai nell'albero di Dio, mi ricordo. O no? Non sono le lontre? Non sono le lontre? No, quelle sono le nutrie. Ah. La cosa bellissima è che oggi è il giorno prima di Ferragosto e quindi non c'è nessuno. È pomeriggio, fa caldo e quindi gli animali sono rintanati giustamente al fresco, all'ombra, e non è che possiamo vederli tutti, però dopo magari proviamo a fare un altro pezzettino di giro. L'unica cosa che abbiamo notato... Fa caldo! L'unica cosa che abbiamo notato è che la vegetazione è un po' incolta all'interno delle, è molto un boscoso, delle teche, quindi chiaramente si fa un po' fatica a scorgere gli animali. Per il resto è molto pulito rispetto a come l'avevo trovato l'altra volta. E adesso vediamo se riusciamo a vedere qualche altro la animale martora, oltre alle nostre madri. Ho chiamata, sei svegliata. Dov'è? Non lo vedi? No. Qui sta davanti, aspetta come la chiamava. Ah, oh mamma mia, che bellina. Insomma, ciao. Non mi hai vista, vado. Oh, finalmente qualcuno scrive: inutile bussare qui, non vi aprirà nessuno. Però in teoria dovrebbero insegnarlo i genitori ai propri figli. Prima devono impararlo i genitori, poi lo insegnano ai propri figli. Sì. Panda rosso no. Adesso c'è Alberto che ci spiega la mappa. Ma non abbiamo visto queste cose qua. Il gatto pescatore, l'abbiamo svegliato strada noi. No, fofoforo, l'hai detto, non l'hai detto. Sembra una faraona. Fofo è parente di Fuffi. No, Fofo, ma che nome? C'è l'altro lo Fofo. Era me, lo Fofo. Ma guarda che colori. Bello. E qua un gioco. È un pappagallone. E l'altra cos'era, gazza? Mamma. Bello. Mamma. È bello, è un pappagallone. Bello, dai, fa la ruota. Dai, dai che fa la ruota, dai. Fai la ruota, dai. Ma lasciala gliela dire, lei è convinta, boh. Magari la fa, guarda che colore che c'ha. Dici, raccontaci la storia della vista del pappagallone a Milano. Ah, oh, cagare, va. Era una sfinge. Fine. Era una sfinge. Vai, io l'ho presa per un pappagallone. Secondo me era una fenice, ma... Felice, ciao. Però è arrivata direttamente in Egitto. Ciao. Se la fermerai, anche tu saprai. Wapiti. Canadensis. Secondo me, guarda quante lenticchie d'acqua. Ma sono enormi. Ti ho detto, ma che belli, quelli, mamma mia, le lenticchie. Vabbè, erano belle anche le lenticchie. Ma secondo me quello lì è un bambino comunque. Guarda che ha il pelo diverso. Magari anche. Magari sono i due bambini, maschio e la femmina. Papà e la mamma e due bambini. Ma non sembra un po' la scena finale di Bambi, quella dove il papà tipo gli dice, vabbè, se proprio devi seguimi, però io continuerò a fregarmene di te e della tua vita. Io odio i fiori, ma questi sono stupendi. Potremmo metterle nel giardino. Valeria, potresti mettere un laghettino. Potremmo fare un laghetto nel giardino. Con le ninfe.
Guarda che arriva il buco, c'è già. Guarda. È il cervo Mudiak che abbiamo visto anche allo zoom. Quel piccolo cervo. Piccolo? Piccolo. Ah, sono così, bel piccolo. Poi vedi dove c'è il cancello? Ah, sì. Uno sopra e l'altro sotto. Che codona. Io vedevo solo quello. Secondo me sono tre. Sì. Sì, sì, sono lì sopra, sono due. Oddio, nell'acqua. E cosa sono? Capibara. Cos'è? È un roditore molto grande del Sud America. E non so così tante cose. So che è molto tenero, vorrei toccare anche questo. No, non puoi toccare niente. Guarda che bello. Che fa il bagnetto. Ah, guarda là che c'è il cervo là in fondo. Devo avere. Grazie, sei stati lì un'ora a vederti e tu arrivi adesso. Sono belli grossi. Due amorosi, guarda. Stiamo per assistere a una riproduzione in diretta. No, guarda sott'acqua. Una tigre. Tigre. C'è una tigre. Hanno una tigre. Lì posso portare un tigre siberiana. Magari in acqua. Beh, la tigre di fianco ai capibara potrebbe fare un autopasto. Pilota. Ho visto gli altri, potrei vedere anche lei. Che carino, lui è un leopardo dell'amour. Ombra, eh? Effettivamente, noi ci siamo innamorate. Comunque posso garantire che la situazione è decisamente migliorata rispetto alla mia esperienza passata. Siamo in vetrina, ci dicono le due. Sicuramente ci sarà qualche animale grasso. No, credo che veda noi dal riflesso. Allora, là ci sono i ghepardi, ma vorrei far notare che qua c'è questo muretto. Che possono saltare. Io ero deviatamente seduta. No, c'è il fossato. C'è il fossato, chiaramente, anche perché sennò. E il coso era lì. E bello. Io sono quasi morta d'infarto. Oh, però non me l'aspettavo. Adesso l'avresti toccare, però. Sì, ma non me l'aspettavo. Cosa c'è qua? L'ocelot. Ma non so dov'è. È sicuramente per aria. Sarà imboscato per qualche piano. Ecco, anche qua però abbiamo questa vegetazione molto rigogliosa e fitta. Però secondo me loro stanno meglio. Ma sicuramente. Vabbè. Secondo me è là sopra. Sì, perché c'è una roba pelosa lì. Ma sarà nascosto là dietro però. Ah, ecco, è nebuloso. Allora, appoggiato. Ti aspetta. L'altro è bello sopra. Perché è tipo rotondo sopra un ceppo. C'ha la faccia di una scimmietta. È il piccolo questo, guarda. Oddio. Che lui mi ha detto che. E la mamma era là sopra, che è più grossa. Dov'è il gatto grande? Là sopra. Oh, guarda, c'ha la faccia da. No, vabbè, ma ti prego, è la cosa più bella che io abbia mai visto. E dov'è tuo fratellino? Sente la voce che viene dall'alto. Ciao! Fratellino, dov'è? Ci sono i piccoli che ci saranno più di uno. Ma è un gatto con la faccia strana. È da scimmia. Guarda che mi ha detto, sono i piccoli. Ha i piedi arancioni. Vado alla mamma. Vedi che vado alla mamma? Oh, la lontra nana, allora era qua. Dai, datemi delle lontre. Non c'è. Guarda là. Sì, è là. Allora, secondo me sta andando giù il sole, quindi adesso vedremo qualcosa. E come minimo da adesso che l'ho detto non vedremo più niente. Adesso stanno in sono in giro i guardiani che danno da mangiare. Loro sanno l'orario e escono più facilmente perché sanno che a quell'ora si mangia. Oddio, che due. Bellina quella che qua, sta fissando. Ciao! Oddio, le lontre sono proprio belle. 5 4 c'è cinque. Non mi picchiate brutte, eh? Ciao, avete fame? Lontre, avete fame? Eccole lì. Arrivano. Anche me, nuotano, ma lì. Ciao, piccole lontre. Ciao. Guarda che arrivano. Oh, Dio, che belline. Ma no, no, tira su tutta la palta. Perché cercherà qualcosa. Ciao, piccola lontre. No, oh, questa la situazione è bellissima. Quante che c'è dentro? È il parco di Ventilontre. Oddio, sentite che versi queste piccole lontre. Eccole! Non appoggiare questa ciao. Strada, che sono una... Ciao! Guarda un po' più vicina. Ma sai che secondo me sono tipo una cucciolata? In una perché... Ciao!
Wow! Sembrate il nostro Fuffi! Gatto pescatore. Se lo vedete. Gatto pescatore. Devi guardare sulla... sulla pianta c'è un gatto seduto col cappello con la canna da pesca. Come si chiama il gatto? Gatto pescatore. Pescatore. C'è, c'è un tapiro? Vuoi dirmi che forse... Fogna, è un top down, non è un top. Oddio, tapiro. È enorme. Sapete cosa sto pensando, vero? Un tapiro anche. No, che vuole accarezzarlo. Guardate quanto sembra morbido. Secondo me è tipo lo zio Achille. Ne? Cavolo, ma sono lustri come non so cosa e belli rotondi. La mamma seconda saluta. Va bene. Ciao. Io vado. Allora, noi siamo arrivati alla fine del parco, che è stata una piacevolissima sorpresa. C'erano le lontre. E c'è un'area picnic e c'è un bar. Per chi volesse rifocillarsi alla fine del giro, che per noi era all'inizio perché abbiamo fatto il giro al contrario. Ovviamente, però noi dobbiamo fare le cose in stile. In stile, non so. In Logical contrario. Garden. Ah. Quindi vi salutiamo, speriamo che questo tour della Torbiera vi sia piaciuto. Venite a visitare questo parco, molto carino, molto bello per una passeggiata domenicale o per partite le ferie. Partite con due mamme e tornate con una mamma. L'altra l'abbiamo l'altra lasciata ad Atlantide. No, ho l'abbiamo lasciata un pappagallo. Al tapirulan. No, è l'altra mamma che urla. L'abbiamo lasciata al tapirulan. Al tapirulan. Grazie per aver seguito il video. Se vi va, lasciate un mi piace. Iscrivetevi al canale. Un topo. Passato topiro. E lasciateci un commentino. E ci vediamo al prossimo video. Da fuori dal giardino è tutto. Alla prossima. Ciao. Gli animali, è chiaro, è pomeriggio, quindi non si vedono. Se tacete riusciamo e al fresco. No, non staranno mai zitte. Ho delle occhiaie terribili e un brufolo in fronte. Ecco perché non tocco gli occhiali. Ah, ok. E io non li ho mai visto. Io l'avevo visto a Edimburgo. Ah, noi non siamo andati a Edimburgo. Non mi hai mai portato a Edimburgo. Guarda Vale, il piccolo è tipo te, è un camuscino. Sì, ha le gambette piccole. Quello. È passato un guardiano e mi ha detto che c'è anche i piccolini. Bel ragazzo, Stavate contando. Vuoi chiedergli il numero? Per voi. Per me ormai. No, la mamma mi ha già settata col tizio dello Zoom. Ciao. Cosa fai? Lo fa la mamma da sola? Una mamma è stata... seconda, no. Vieni qua. Togliamo giù questi. No, la mia mamma ha deciso di auto lanciarsi fuori dallo schermo. Non vi saluta perché è antipatica.